Sono Giacomo Saver, il responsabile del sito segretibancari.com. In questo video ti mostrerò come utilizzare delle risorse gratuite per scegliere i BTP migliori in cui investire. Buona visione. Il sito che stai vedendo in questo momento è rendimentobtp.it. È un sito molto bello, liberamente fruibile e gratuito. E ti dà tutta una serie di informazioni importanti che ti permetteranno di scegliere il BTP migliore. Vediamo insieme che cosa possiamo imparare guardando questo sito. La prima colonna che vedi qua sulla sinistra, mostra il codice ISIN dei BTP. Premetto che questi sono tutti i BTP che, sono a disposizione dell'investitore. Quindi veramente andiamo da una scadenza breve del 2013 fino al 2040 e man mano a crescere quando ci saranno nuove missioni. La descrizione naturalmente è molto semplice, quella del titolo, quindi hai il tasso cedolare, quello che trovi qua, tanto per capirci dopo il titolo, la scadenza, in questo caso 1 novembre 2013. Poi qua sulla terza colonna hai di nuovo la scadenza, questa volta però non è più indicata come data, ma come durata residua. Vuol dire, ad esempio, che qui hai 2014, io sto registrando questo tutorial a giugno 2013, ad arrivare ad aprile mancano 10 mesi. Il prezzo del BTP è il costo secco, cioè quello che non comprende ancora il ratio di interesse maturato. Quindi attenzione perché non è esattamente quello che tu sborserai per acquistare quel titolo, ma è una parte dello stesso, la parte principale. Poi dovrei aggiungere il rateo di interesse. Il volume scambiato è importante perché ti dà indicazioni precise su quanto un BTP è liquido, cioè su quanto effettivamente c'è qualcuno che è disposto a comprare o a vendere quello strumento. La colonna più importante è l'ultima, quella che ci esprime il rendimento netto a cui effettivamente stiamo investendo i nostri soldi. Qual è il legame che c'è tra il rendimento netto che tu leggi su questa colonnina e il tasso cedolare che leggi qua? Il legame è dato essenzialmente dal prezzo. Il rendimento di un BTP è composto dal tasso cedolare, quindi dagli interessi periodici che il BTP paga, ad esempio in questo caso il 3% all'anno, a cui si aggiunge o si toglie un guadagno o una perdita in conto capitale. Che cosa è dato? Che cos'è che dà questa utile o questa perdita? Il prezzo. Se il prezzo è sotto 100, a questo rendimento, che andrà poi naturalmente nettizzato per togliere le imposte, bisognerà aggiungere un qualche cosa. Se il prezzo è sopra 100, bisognerà andare a togliere qualche cosa. Ecco che se tu, anziché basarti sul tasso cedolare del BTP, ti basi sul suo rendimento netto, metti insieme le due cose. Tu scegli il BTP che per la scadenza che ti interessa rende di più. Se il BTP è molto caro, vuol dire che ha anche cedole molto alte. Ti faccio un esempio. Questo BTP 2023 ha il 9% di cedola, costa 140, quindi vuol dire che a scadenza ti farà perdere 40, il 40% del suo valore, ok? Ma è anche vero che comunque ti paga il 9% all'anno. Il suo rendimento effettivo pulito per te è del 3,29. Quindi quando devi scegliere un BTP, puoi utilizzare il sito rendimentobtp.it individuando anzitutto la scadenza che ti interessa. E in secondo luogo scegliendo il BTP che per quella scadenza rende di più, non quello che ha la cedola più alta, ma quello che ha il rendimento più alto dell'ultima colonna. Ti aspetto su segretibancari.com e ti auguro buon proseguimento.